Chi ci segue, a chi ha seguito anche i lavori di questa mattina. Il dibattito che si apre tra poco è uno di quelli a cui tengo di più. Ascolteremo i sindaci delle principali città del Mezzogiorno, ma anche tre formidabili donne che guidano tre piccoli comuni: Salvitella in provincia di Salerno, Sulmona in provincia dell'Aquila e Roseto Capospulico in provincia di Cosenza. Ho voluto la loro presenza qui in questa sessione di lavoro per due ragioni. La prima perché l'Italia è fatta anche, se non soprattutto, da piccoli comuni. Più del 60% della popolazione vive e risiede in aree urbane medio-piccole o in aree rurali. E la seconda perché l'Italia è fatta per la metà da donne. Non dobbiamo dimenticarlo mai, anche se entrambe queste realtà risultano purtroppo spesso poco visibili e poco valorizzate. La voce dei piccoli comuni è importante tanto quanto quella delle metropoli e i loro problemi, soprattutto in questa fase di emergenza drammatica con cui il nostro paese fa i conti, meritano di essere ascoltate e attenzionate. Prima di passare la parola al tavolo, quindi ai sindaci che ringrazio per essere qui, vi aggiorno sulla consultazione pubblica che stiamo portando avanti parallelamente a questo incontro. I messaggi che sono arrivati sono già circa 400 e sono davvero una sorpresa che ci conferma l'esistenza di un Sud che ha voglia di farsi sentire ed è un Sud tutt'altro che rassegnato. Lascio ora la parola al tavolo, vi ascolterò naturalmente con attenzione, consapevole che, come ho detto anche oggi in apertura del mio intervento, sono i sindaci ad essere i più vicini, i più prossimi ai cittadini e alle comunità, quelli che più di altri possono darci la fotografia dello stato d'animo e delle aspettative del paese in questo frangente così difficile. Grazie per quello che fate, soprattutto tutti i giorni in una trincea non facile. Buon pomeriggio a tutti. Diamo la parola al sindaco di Bari e presidente ANCI, Antonio De Caro, per 10 minuti. Grazie. Ministra Carfagna, per questa iniziativa apprezzabile, perché per noi mettere insieme in 2 giorni di serrato confronto i protagonisti istituzionali, gli esperti, gli opinion leader e anche i cittadini per raccogliere idee e progetti da sud per il sud non era scontato e testimonia la consapevolezza anche che il recovery plan può essere una grande opportunità che però si deve nutrire di una larga partecipazione. Ho ascoltato le tue parole stamattina, non solo dibattito, ma azioni concrete. Subito dopo questa fase di ascolto, mi fa piacere che ci sono anche delle donne di piccoli comuni. Non so se sai, l'ANCI ha aderito alla campagna No, no Woman, No Panel, nel senso che non partecipiamo a dibattiti in cui ci sono soltanto gli uomini presenti. Il Presidente del Consiglio stamattina ci ha parlato di una opportunità che si deve alimentare con una campagna di ascolto diffusa e questo è soltanto il primo passo. Abbiamo una grande responsabilità oggi, utilizzare questo strumento del recovery non solo per sostenere la ripresa sui nostri territori, ma anche per incidere realmente sul futuro delle prossime generazioni, garantendo a tutti sostenibilità e diritti, opportunità, lavoro. Non è più possibile, crediamo, assistere passivamente a questa migrazione annuale. Sono circa 100.000 i giovani under 34 che ogni anno si spostano dal Mezzogiorno perché noi non siamo capaci di dare a loro delle chance rispetto al loro futuro. Dare una centralità forte al Sud che segni una discontinuità di questi processi. Deve servire ad attribuire anche una rappresentatività nel piano nazionale di ripresa e resilienza al Sud e noi crediamo che questo sia un dovere per la classe dirigente di oggi, a partire da noi che siamo stati oggi invitati qui a questa partecipazione. Come hai anticipato tu, Ministro, nell'audizione parlamentare del 15 marzo, il Sud sarà investito da un quantitativo di risorse in questi anni che non ha paragone
con la storia del nostro paese. Parliamo di 100 miliardi per il ciclo 2021-2027 nel piano della coesione, nella politica di coesione, e il 50% circa delle risorse del piano nazionale di ripresa e di resilienza. E quindi credo sia necessaria una strategia lungimirante per rendere esplicito l'obiettivo del Sud in un capitolo dedicato all'interno del piano. Il presidente Draghi ha aperto questi 2 giorni e ha illustrato con pochi ma efficaci numeri 2 questioni importanti. La prima è la capacità di utilizzo dei fondi e la seconda è il tasso di completamento delle opere pubbliche nel Sud Italia. Sono 2 dati assolutamente non positivi. Stavo per dire bene, partiamo di qui, in realtà male, partiamo da questi 2 dati. Prima di parlare di risorse e progetti, serve però fare un esercizio di proiezione per il futuro e capire che cos'è il Sud e soprattutto il Sud che cosa vuole diventare. Perché se è vero che il recovery rappresenta un impegno con l'Europa, è bene che il Mezzogiorno sia inquadrato in uno scenario più ampio di una rinnovata centralità all'interno del Mediterraneo. A questo riguardo, dobbiamo cominciare a partire dai programmi che già esistono e che tendono di essere concretizzati. Penso a 2 cose fondamentalmente: alla zona economica speciale, le cosiddette ZES, e a un piano per il miglioramento delle cosiddette dotazioni urbane. Se penso alle ZES, le 8 ZES che sono state istituite già nel 2017 con la legge 59 e poi con il DPCM del 2018, possono rappresentare effettivamente un fattore di crescita e di innovazione solo se saranno opportunamente sfruttate e valorizzate, perché l'attrazione di investimenti certamente si nutre di incentivi fiscali e creditizi per le aziende, però necessita anche, forse soprattutto, di infrastrutture come i collegamenti tra i porti e i retroporti, di industria manifatturiera, di capitale umano qualificato, di università, di centri di ricerca, di parchi tecnologici, di centri di competenze, soprattutto di una rete di trasporti che sia quanto più ramificata e sostenibile. Investimenti quindi nel sistema della logistica su ferro, sulla portualità, nei trasporti di merci e persone, creando sinergie e reti tra tutti i porti del sud e sviluppando anche un forte coordinamento tra le autorità competenti, accelerando sulle zone franche doganali, sulle ZES a servizio di nodi di interscambio, valorizzando le specificità di questi singoli nodi di interscambio. Provo a fare qualche esempio partendo da quei settori che sono già attivi sul nostro territorio. Se penso a Palermo e a Catania, penso alla possibilità di convergere sul tema dell'alimentazione. Napoli, che si è attestata in questi anni sull'economia del mare, Bari, che si è specializzata sulla mobilità sostenibile, sulla logistica 4.0. Se passo poi alle dotazioni urbane, noi abbiamo già chiesto di rafforzare, di raddoppiare anzi le risorse del PONMETRO, l'abbiamo fatto tutti i sindaci delle aree metropolitane, però vorremmo che fosse estesa questa possibilità, lo dico da presidente dell'ANCI che ho l'onore di rappresentare, anche per le città medie e i capoluoghi di provincia. Relativamente a questo punto, anche in virtù dell'impronta che questo governo ha voluto dare sul lavoro da compiere sulla transizione ecologica, penso non si possa prescindere da un investimento massiccio che abbia al centro dei quartieri i giovani, il capitale umano, i bambini, un programma di rigenerazione urbana integrata su specifiche aree bersaglio dove concentrare le politiche di trasformazione urbana, spazio pubblico, forestazione, mobilità sostenibile, edilizia pubblica, di rilancio economico con le zone urbane e la banda larga, di coesione, penso agli asili nido, alle scuole, ai centri famiglia. Pensiamo anche a un'azione mirata di ampio respiro per restare a temi ai quali, Ministro, sei legata, una sorta di piano per dare dignità e ruolo alle donne del Sud, incentivi e accompagnamento alla creazione di impresa, servizi di cura della persona per alleggerire i compiti delle donne all'interno della famiglia, asili nido, residenze per anziani, per garantire le conciliazioni tra tempi di vita e tempi di lavoro. Le nostre città possono migliorare la loro attrattività anche incrementando gli standard dei servizi residenziali per studenti e per ricercatori, aumentando le dotazioni di laboratori, biblioteche, lavorando anche per un dialogo più efficiente tra le città e l'università. Questo lo dico perché sul piano dell'istruzione e del lavoro le grandi città del sud che oggi sono rappresentate in questo panel ospitano ottime università e
c'è anche una buona qualità della vita, possono diventare competitive sul piano nazionale e sul piano internazionale, ma dobbiamo creare le condizioni al contorno. Un'altra questione, ed è l'ultima questione che affronto, è quella che riguarda il potenziamento delle competenze delle pubbliche amministrazioni. Lo ha sottolineato il professor Viesti qualche giorno fa sul Mattino, l'attuazione del piano di rilancio è in gran parte nelle mani delle amministrazioni comunali, che però in moltissimi casi non sono attrezzate per far fronte alle nuove responsabilità, soprattutto al sud. E a questa storica sottodotazione organica si deve aggiungere che nei capoluoghi del Mezzogiorno abbiamo perso, rispetto al resto di Italia, una buona parte del personale. La riduzione è stata più marcata al sud. Faccio un utilizzo dei numeri: nel 2014 i dipendenti a tempo indeterminato erano 39.055, nel 2018 ne restavano 32.950. Abbiamo ridotto il nostro personale del 16,6%, lo abbiamo evidenziato più volte come ANCI anche al governo, perché abbiamo la necessità di realizzare gli investimenti del piano, ma focalizzare su materie come sostenibilità, transizione energetica, trasformazione e contrasto alla povertà, sono ambiti che riguardano i comuni, le attività dei comuni e delle città, ma abbiamo bisogno di energie nuove, di competenze nuove, di professionalità nuove, ecco, più legate al digitale, alla progettazione, alla ingegnerizzazione dei processi. E su questo devo dire, mi sono trovato d'accordo, sembrerà strano per uno che viene che ha la mia provenienza politica, ma mi sono ritrovato d'accordo sia con le parole del ministro Carfagna, sia nelle parole del ministro Brunetta, che ha dato segnali molto positivi. Ora ci attendiamo di avere indicazioni precise sulla programmazione degli investimenti per le assunzioni. Il numero di 2.600 unità di personale da assumere con contratto triennale nei comuni del sud va inteso come un primo passo di un percorso più lungo, però il personale rischia di restare bloccato se non si avrà il coraggio di intervenire sulla semplificazione amministrativa. Almeno per il recovery fund abbiamo la necessità di avere delle norme semplificate. Se non si avrà la forza, non si riuscirà a trovare in tempi brevi la possibilità di intervenire nuovamente sul codice degli appalti, facciamolo soltanto per il recovery fund, non tanto per gli appalti, quanto per la fase autorizzatoria all'inizio e alla fase post-gara con i ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato. Chiudo sperando di essere rimasto dei 10 minuti, perché ho corso leggendo anche parte tratti del mio discorso, dicendo che forse dovremmo parlare più che di recovery plan, di next generation, perché le parole sono importanti e dobbiamo tenere queste due parole sempre presenti nella nostra mente quando saremo impegnati per questo programma, perché è vero che stiamo vivendo un presente che ci spaventa, ci fa paura, che nessuno di noi onestamente si aspettava, però è anche vero che la storia ci insegna che dalle crisi si esce solo se riusciamo a fare lo sforzo di immaginare il futuro. Qualcuno più saggio, più importante di me, in un contesto anche più difficile di ricostruzione, disse che bisogna pensare alle prossime generazioni e non soltanto alle prossime elezioni, ed è quello che i sindaci del sud di questo paese vogliono fare. Grazie. Grazie Presidente De Caro. Adesso la parola al Presidente dell'UPI, Michele De Pascale. Grazie mille, Ministra, con grande piacere che le province hanno accolto questo invito. Ovviamente parlo, diciamo, credo, mi sento ospite, nel senso che parlo a nome dei tanti presidenti di provincia del Mezzogiorno e comunque, ripeto, è una grande occasione per noi per portare in questo consesso il resoconto anche delle priorità e delle necessità delle province. Peraltro veniamo questa mattina, mi unisco anche alle parole del Presidente De Caro, in un incontro molto molto positivo anche col Ministro Brunetta, in cui abbiamo focalizzato una serie di tematiche per noi molto molto rilevanti. Dopo gli anni difficili e complessi, oggi, Ministra, le province vivono di, diciamo, due funzioni fondamentali. Ovviamente in tutto il paese, ma anche nel Mezzogiorno, do qualche dato. Diciamo il 30% del totale nazionale delle scuole secondarie superiori sono nelle regioni del Mezzogiorno, sono quasi 34.000 classi per, diciamo, circa 719.000 studenti. Noi dobbiamo dircelo, come sistema paese,
per diversi anni abbiamo lasciato questi studenti, dal punto di vista dell'edilizia scolastica, in una sorta di limbo, nel senso che la cattiva riforma degli enti di secondo livello, delle province, delle città metropolitane, ha portato per anni a definanziare o sottofinanziare quelle che erano le loro funzioni, senza, diciamo, con un approccio che non ha avuto precedenti nella storia repubblicana del nostro paese. Questo ha determinato in molte zone del paese, e questo almeno mi viene detto dai miei colleghi, dalle mie colleghe del Mezzogiorno, in maniera molto molto forte, molto, molto marcata, un problema molto serio. Noi avevamo edifici che già pre-problematica avevano gravissimi problemi di sismicità, di antincendio, non parliamo dell'efficienza energetica. Noi sappiamo che la scuola, anche la scuola superiore, è uno dei grandi luoghi anche di equità sociale, anche uno dei grandi luoghi dove a tutti i ragazzi, a tutte le ragazze del nostro paese vanno date le stesse opportunità formative e le stesse poi opportunità di potersi giocare i loro talenti nel nostro paese, e partire con edifici scolastici non sicuri, non a norma, con gravissime difficoltà, non è certo, credo, il modo migliore di realizzare questa equità. E quindi, ripeto, negli ultimi anni le risorse sono aumentate, le azioni dei governi che si sono succeduti hanno in parte recuperato un vulnus che era stato fatto in precedenza, abbiamo incrementi degli investimenti pubblici delle province e delle città metropolitane nel biennio 18-20, nonostante il Covid, di più del 30%. Questo ritmo è un ritmo che chiaramente va mantenuto in termini di incremento per recuperare il tempo perso, ma per mantenersi necessita anche di politiche assunzionali coerenti. E quindi, in particolare per gli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, ma varrebbe ovviamente anche per tutto il nostro paese, il tema del potenziamento delle strutture tecniche di progettazione e dei profili giuridici di appalto è un elemento imprescindibile. Questo è un elemento che, sia per accompagnare il Next Generation EU, sia per un aspetto strutturale, è fondamentale. Seconda cosa, quindi oltre all'edilizia scolastica superiore, sicuramente anche il tema dei 130.000 chilometri di strade provinciali, che rappresentano per moltissimi territori, soprattutto quelli più fragili, quelli più in difficoltà, spesso l'unica via di accesso e anche di possibilità per l'insediamento di attività e di un minimo di sviluppo economico. In questo paese la larga parte della viabilità di livello nazionale non è gestita dallo Stato, ma è gestita da province e città metropolitane. E in questo senso, negli ultimi anni purtroppo abbiamo avuto una media di 1-2 crolli all'anno di ponti e viadotti, molti sono molto datati, e anche in questo senso va focalizzato un impegno, un investimento molto, molto, molto significativo. E anche in questo senso, ripeto, in questo caso invece, mentre sulla parte dell'edilizia scolastica non è stato possibile, cioè è stato possibile inserirli nel Next Generation EU, nel PNR, per quello che riguarda la viabilità e le infrastrutture, in questo momento c'è stato un no rispetto alla possibilità di inserirli in quei capitoli di investimento. Noi riteniamo che soprattutto nelle zone del paese più fragili, quelle che devono recuperare un gap competitivo, il fatto di correre il rischio di rimanere completamente isolate e di non avere infrastrutture adatte diventa un elemento centrale per una politica di sviluppo e di investimento. Ultima cosa, noi riteniamo insieme all'ANCI che se questo paese vuole ripartire, se vuole cogliere l'opportunità di questi 200 miliardi che arrivano in termini di finanziamenti al nostro paese, gli enti locali debbano avere un ruolo fondamentale. Gli enti locali sono la grande forza del nostro paese, sono le istituzioni in cui i comuni sono le istituzioni in cui i cittadini si riconoscono maggiormente. Qual è il limite che spesso rappresentano, che spesso rappresentiamo? La frammentazione. È chiaro che i sindaci sono 8.000, le città hanno il loro protagonismo, hanno la voglia, diciamo, le loro peculiarità, le loro differenze. Province, città metropolitane e province possono essere quel luogo, in una visione nuova, dove si costruiscono insieme le strategie per il territorio. Cioè dove, diciamo, questa capillarità e questa presenza diffusa dà limite,
come rischia di poter essere, diventa una grande forza, perché ogni comune mantiene la sua identità, la sua peculiarità, ma insieme a quelli del suo territorio, perché oggi le province sono, e le città metropolitane, sono la casa dei comuni, diventano quella sede di dialogo, di confronto anche con lo Stato e con le regioni per poter far cadere a terra le risorse e gli investimenti. Quindi in questo senso c'è piena e assoluta disponibilità da parte dei nostri enti a collaborare, a lavorare insieme, perché, come più volte anche lei ha affermato, se l'Italia, diciamo, vuole ripartire, diciamo, sicuramente ha bisogno del genio, del talento e dell'energia che proviene dal Sud. Grazie Presidente De Pascale. Adesso diamo la parola al Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, per 10 minuti. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Ministro per questo invito. Io sottoscrivo in pieno le parole di chi mi ha preceduto, sia del Presidente De Caro che del Presidente Pascale. Credo che noi abbiamo davanti un'occasione unica, una grande quantità di risorse, una sfida importante che dobbiamo sfruttare nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda ovviamente il mio territorio, in particolare la città metropolitana di Cagliari e la Sardegna, io credo che la volontà diciamo, che abbiamo è quella di concentrarci su alcuni elementi che hanno costituito sino ad oggi elementi di gap rispetto al resto del territorio nazionale, che invece se ben programmato il piano degli investimenti potrebbero diventare dei punti di forza. Uno fondamentale è quello legato ai temi del trasporto, l'ha accennato prima anche il Presidente De Caro. Abbiamo la necessità, soprattutto in Sardegna, di migliorare la rete dei trasporti legata soprattutto al trasporto pubblico locale, intesa sia in termini ferroviario che in termini di tram e di metro di superficie, nonché di percorsi che possano consentire ovviamente una rapida transizione dei sistemi di trasporto pubblico dal mezzi a combustione, diciamo, fossile a combustione elettrica. L'altro tema fondamentale, che è ancora il gap che sconta la mia isola e quindi anche il mio territorio rispetto al resto della nazione, è legato al costo dell'energia. In Sardegna, la Sardegna oggi ha un costo dell'energia che è 3 volte superiore sostanzialmente al resto d'Italia. Questo ovviamente crea un deficit competitivo per famiglie e imprese importante. Allo stesso tempo però la Sardegna forse è la regione che ha la percentuale più elevata di produzione da fonti rinnovabili rispetto alle fonti fossili. Abbiamo però le difficoltà determinate dalla produzione di fonti rinnovabili, che sono fonti ovviamente che non consentono, se non con grandi sistemi di batterie, l'accumulo dell'energia che viene consumata, che deve essere praticamente consumata nel momento in cui si produce. Allora, questa però produzione da fonti rinnovabili può essere facilmente trasformata in soluzioni che permettono di avere un combustibile pulito ed economico, che è l'idrogeno. Quindi questo è un altro degli elementi su cui la nostra regione, la città metropolitana di Cagliari, vuole puntare per sfruttare questa occasione di rilancio e opportunità di crescita per il territorio, perché da un lato aiuta le imprese che già ci sono e le famiglie che già vivono ovviamente nel nostro territorio, dall'altro diventa un elemento attrattivo per tante altre aziende, per nuove anche la creazione di nuove filiere sostenibili che volessero ovviamente insediarsi sul nostro territorio. L'altra sfida è quella legata ovviamente alle reti, in questo caso digitali. Io dico sempre, così come noi sindaci sistemiamo le strade per dare la possibilità a tante attività commerciali, a tante attività industriali, ai cittadini di poter camminare, circolare, di essere, come dire, su piazza, oggi abbiamo il dovere, visto anche quello che è successo in questi ultimi, in quest'ultimo anno, di investire sulle reti digitali, perché sono le strade del futuro e serve un grande piano di investimenti pubblici per consentire a tutte le imprese, a tutte le famiglie di poter ovviamente essere sempre connesse e sempre sul mercato. A questo collego un progetto che riguarda invece le giovani generazioni, sulle quali stiamo cercando di lavorare soprattutto con la nuova programmazione, con la 21-27 come città metropolitana di Cagliari, come comune di Cagliari, che è quello educativo. Io credo che noi dovremmo fare uno sforzo straordinario per consentire sin dalla, diciamo, primo ciclo, primissimo ciclo, quindi sin dalla materna, la presenza costante nelle classi, nelle aule scolastiche per i nostri ragazzi di 3 materie con grande forza. La prima è l'inglese, la seconda è il digitale, la terza è il calcolo, perché se
riusciamo a formare in quell'età i ragazzi su queste basi, diamo loro delle skill importanti che si porteranno dietro per tutta la vita e gli consentiranno di essere sempre competitivi. Alla fronte, diciamo, di questi che sono i temi, c'è la parte poi operativa. Come già hanno detto i miei colleghi, ci sono due sfide, secondo me, due elementi, o meglio, che non ci permetteranno di raggiungere la sfida che abbiamo e non ci permetteranno di spendere le risorse, perché da un lato si fa questo grande parlare delle risorse, dall'altro sappiamo benissimo che spenderle tutte nei tempi previsti con la realtà attuale è impossibile. Da un lato è la questione delle procedure, come ha detto il Presidente De Caro, che devono essere assolutamente semplificate, dall'altro è la questione del personale. Oggi abbiamo una pubblica amministrazione che invecchia, una quantità di personale che diminuisce costantemente e l'impossibilità di sostituirlo perché da un lato non possiamo fare concorsi, dall'altro sono bloccati per l'emergenza del Covid, dall'altro ci sono i limiti, diciamo, dal punto di vista della finanza pubblica, dobbiamo assolutamente superarli. E dobbiamo incominciare anche su tutti questi progetti a parlare, a definirli subito, perché non è sicuramente sua la responsabilità, ma il ragionamento che io faccio, che è un ragionamento molto pratico, noi stiamo parlando di recovery, di next generation, di React-EU da ottobre. Sono ormai 5 mesi e mezzo che ne parliamo, non sappiamo assolutamente quali sono le risorse, su quali progetti possiamo lavorare. Ogni mese perso è un mese importante perché poi i tempi per spendere queste risorse sono molto brevi e di conseguenza dobbiamo dare un'accelerata e definire il prima possibile in modo tale che si parli realmente e concretamente dei progetti e non solo complessivamente della somma a disposizione. Ultima questione che già è stata emersa anche dalle parole sempre del Presidente De Caro, io Ministro le faccio un appello, utilizzi gli enti locali, utilizzi le città metropolitane. In questi anni di programmazione, la precedente programmazione, abbiamo dimostrato come città metropolitane di saper spendere meglio rispetto alle regioni in maniera più efficiente e soprattutto di creare opere, iniziative, infrastrutture che hanno dato una risposta concreta ai problemi dei cittadini, alle esigenze e ai bisogni dei nostri concittadini, perché siamo gli enti più vicini al cittadino, siamo gli enti di prossimità. Quindi è importante che ci sia un coinvolgimento diretto, costante e stabile anche con lei e con tutti i ministeri delle città metropolitane, perché è da lì che parte veramente la possibilità di sfruttare al meglio queste risorse e di dare una prospettiva di sviluppo ai nostri territori. Grazie. Grazie Sindaco Truzzu. Adesso diamo la parola al Sindaco di Catania, Salvo Pogliesi, per 10 minuti. Sì, grazie. Innanzitutto complimenti sinceri e affettuosi al Ministro Carfagna per questa lodevole iniziativa che ci permette un articolato confronto su alcune criticità oggettivamente presenti all'interno delle realtà meridionali. Io credo in realtà che ci sarà poco da aggiungere rispetto a quanto detto brillantemente dal Presidente De Caro, dal Presidente De Pascale, dal mio collega e amico personale Paolo Truzzu. E cercherò quindi di contenere il mio intervento anche in 5 minuti, perché non vorrei ripetere quello che è stato detto, ma vorrei in maniera telegrafica collegarmi ad un passaggio dell'intervento di De Caro sulle ZES, che ritengo rappresentino per il nostro territorio una prospettiva di sviluppo di eccezionale valenza in riferimento ai vantaggi fiscali che comporteranno e in riferimento anche alle semplificazioni amministrative che comporteranno. Per quanto riguarda invece l'intervento del presidente dell'UPI, che sottoscrivo anch'esso in pieno, credo che il tema del potenziamento delle strutture tecniche di progettazione rappresenti, cara Mara, un'assoluta priorità per tutti gli enti locali italiani, ma permettetemi di dire probabilmente in maniera più incisiva per i comuni meridionali. Io voglio portare a vostra conoscenza quella che è la paradossale situazione del comune di Catania, un comune con 2.300 dipendenti, ebbene è opportuno che si sappia che in questo momento gli ingegneri in dotazione all'interno della direzione urbanistica, della direzione lavori pubblici, sono due al netto dei dirigenti, gli architetti sono due, i geometri sono 20. Quando io venni eletto per la prima volta all'interno del Consiglio Comunale di Catania nel novembre del 1997, vi erano 154 dirigenti su 5.000 dipendenti, oggi i dipendenti sono pari alla metà, un po' meno della metà, 2.300, e i dirigenti fra interni ed esterni sono 20.
non ovviamente voglio esternarvi i numeri sugli ingegneri, sugli architetti, sui geometri presenti in organico 20 anni fa. Quindi siamo all'interno di una situazione paradossale, perché abbiamo anche ricevuto ingenti finanziamenti regionali, statali, europei, ma abbiamo dei problemi oggettivi anche per utilizzare queste risorse. Quindi credo che il tema del potenziamento delle strutture tecniche e progettazione sia assolutamente prioritario. Permettetemi poi, in maniera telegrafica, di fare un breve accenno rispetto a due opere infrastrutturali che noi riteniamo assolutamente importanti, perché il recovery rappresenta una occasione irripetibile che non possiamo non capitalizzare, ma ritengo di poter dire senza dimora di smentita che la priorità, quantomeno per il Mezzogiorno Italia, sia rappresentato dal contenimento, non posso dire eliminazione, del gap infrastrutturale esistente. Ebbene, nel caso specifico della mia città, della città metropolitana, noi abbiamo due assolute priorità. Voglio capitalizzare questa occasione per esternarle, ovvero mi riferisco al progetto di RFI per il nodo ferroviario di Catania. Si parla di un progetto molto articolato che ovviamente è stato già avviato, ma laddove è stato finanziato soltanto il percorso della prima progettazione di 17 milioni, è un progetto che imporrebbe un finanziamento da circa 700 milioni di euro, di eccezionale valenza per la nostra città, per la mobilità della nostra città, perché si elimina anche quel muro invalicabile rappresentato dalla linea ferrata all'interno della città rispetto al mare, rispetto alla splendida costa della mia città, e quindi un progetto di eccezionale valenza, ma c'è la necessità ovviamente di reperire le risorse, quindi mi auguro che il governo centrale possa inserire questo progetto fra le assolute priorità. Stessa cosa riguarda il sistema di metropolitana leggera, si chiama Etna Rail, che immagina due linee che collegano i comuni più importanti dei paesi etnei con il capoluogo della nostra provincia. È un'opera complessivamente da 480 milioni di euro, ma sarebbe anche importante il finanziamento di una delle due linee, nel caso specifico quella che collega il capoluogo etneo con Gravina e Mascalucia. Ma al di là di queste comunque legittime priorità per il territorio, ritengo che ci sia la necessità di risolvere anche a monte quei problemi che talvolta determinano ostacoli insormontabili per capitalizzare e utilizzare risorse nazionali, regionali ed europee. Grazie e complimenti per la lodevole iniziativa. Grazie Sindaco Pogliese. Diamo la parola al Sindaco di Messina, Cateano De Luca, per 10 minuti. Miei colleghi, voglio fare un plauso per quello che è l'iniziativa, ovviamente, e anche per quello che è l'attenzione che la signora ministra pone nei confronti dei piccoli comuni. Lo dice un sindaco che è stato già sindaco di un comune montano di 1000 abitanti, poi di un comune costiero di 10.000 abitanti e oggi è sindaco della città di Messina. Le parlo un sindaco che non adora le lamentazioni, ma pretende l'azione, partendo dal presupposto che il nostro ruolo ci impone di fare tanto e fare bene, evitando di essere la brutta fotocopia di coloro che ci hanno preceduto nei nostri ruoli istituzionali. Desidero sottolinearle che la città di Messina nel 2018 era negli ultimi posti della classifica nazionale per la capacità di spesa, e dopo una complessiva riorganizzazione del sistema pubblico locale e della razionalizzazione della macchina burocratica municipale, sempre Messina si è classificata nel 2020 al primo posto per la capacità di spesa nel PON metro e seconda per quanto riguarda la capacità di spesa nel master plan. Parliamo sempre di una città che nel 2018 aveva un piano di riequilibrio finanziario pluriennale con circa 550 milioni di euro di debiti, abbattuti in due soli anni a circa 150 milioni di euro. Ora siamo di fronte a un piano straordinario per il quale le città giocano un ruolo importante, consapevoli della sfida economico-sociale cui sono deputate nell'ambito occupazionale in seguito alla crisi post-Covid.
Gli enti locali sono partners fondamentali nelle scelte di politica economica nazionale in questa straordinaria e ripetibile opera di rilancio che le risorse del Recovery Fund rappresentano. Messina ha presentato un piano di investimenti attraverso l'ANCI e approfitto per ringraziare il presidente De Caro a settembre scorso per opere cantierabili per un totale di 632 milioni di euro, perché noi fin dall'inizio, io sono sindaco della città di Messina da 2 anni e mezzo, abbiamo destinato circa 1 milione di euro l'anno di fondi di bilancio per il parco progetti. Inoltre, mi permetto di aggiungerle, signora Ministra, che ci sarebbero circa un progetti cantierabili che riguardano tutte le opere compensative collegate al ponte sullo stretto di Messina per oltre 1,6 miliardi ben pagati già dallo Stato e che ovviamente gridano vendetta se non vengono utilizzate tra le due sponde dello stretto di Messina. Quindi c'è qui un progetto, un parco di progetti cantierabili per oltre 2 miliardi di euro pronti e disponibili. La via maestra per spendere bene e rapidamente, non ci sono dubbi, signora Ministra, che sono gli accordi di programma Stato autonomie territoriali per un piano di investimenti di opere ritenute strategiche e cantierabili entro il 2023, come viene richiesto, che saranno dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, con il relativo conferimento di poteri commissariali ai sindaci delle città metropolitane, con deroghe specifiche sulle procedure degli appalti. D'altronde il decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 da questo punto di vista rappresenta comunque una pietra miliare. Abbiamo presentato a settembre scorso, come ho già detto, 9 schede per un totale complessivo di 632 milioni di euro per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, secondo le priorità che sono state declinate. Priorità coesione economica e sociale. È stato presentato un programma di investimenti per il rilancio occupazionale attraverso la creazione di una rete di autoimpiego per l'incubazione di start-up, il risanamento urbano, le famose baracche che caratterizzano in modo vergognoso la città di Messina. Nell'ambito delle priorità transazioni green è stato presentato un programma di investimenti attraverso il quale la città di Messina si candida a diventare la città green protagonista della campagna mondiale per investire nel cambiamento climatico. Ulteriore proposta, Messina Foresta Me, il più importante progetto nel centro-sud di forestazione urbana per oltre 25 milioni di euro, la realizzazione della nuova rete idrica con interventi di revamping, impiantistica di adduzione, coinvolgimento delle distribuzioni delle acque, mitigazione del rischio idrogeologico, efficientamento del servizio di raccolta e coinvolgimento delle acque reflue, sdoppiamento delle acque miste e adduzioni. Dopodiché un progetto di mobilità sostenibile. Nell'ambito della priorità transazione digitale è stato presentato un programma di investimenti per il Digital IAB, che rappresenterà il centro di eccellenza in ricerca e sviluppo nel settore della trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Proprio l'arretratezza di cui si parla, in questo già abbiamo un progetto in stato avanzato con l'agenzia di coesione, già destinatario di un primo finanziamento di 20 milioni di euro, e un altro progetto T-Start che rappresenta la multipla innovazione digitale per la realizzazione di nuovi servizi per la City User. I programmi di investimenti proposti hanno questo duplice obiettivo, in conclusione: transizione verde per migliorare la qualità di vita dei cittadini, transizione digitale attraverso naturalmente la realizzazione di servizi avanzati per la pubblica amministrazione, e quindi frenare la fuga dei nostri cervelli e quindi l'impoverimento conseguenziale del nostro meridione. Infine, mi costa dover toccare gli ultimi due profili perché ho avuto modo formalmente di porle all'attenzione della sua attenzione e all'attenzione del Presidente del Consiglio. In qualità di sindaco di Messina ho approvato con delibera di giunta numero 36 dell'8 febbraio scorso un atto di diffida nei confronti del precedente Consiglio dei Ministri in merito all'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché redatto in palese violazione delle norme, disposizioni e pareri nell'ambito del complesso normativo che approva il Piano di Rilancio Europeo New Generation EU.
approvato a luglio 2020. In particolar modo, il governo precedente nel ripartire le risorse aveva utilizzato unicamente il parametro della popolazione, assegnando alle regioni del sud solo la quota del 34%, non tenendo conto dei due parametri che l'Europa invece ha adottato nella suddivisione del recovery fund verso gli stati membri, cioè PIL pro capite, tasso medio di disoccupazione e quindi popolazione. Tale scelta rappresenta senza dubbi un'illegittima ed indebita sottrazione di fondamentali risorse per le regioni del sud, vanificando di fatto ogni possibilità di sostenere investimenti pubblici che si colleghino agli investimenti nazionali e a quelli europei. Altro punto e concludo, e di conseguenza su questo aspetto mi auguro che nell'ambito della oggi rivisitazione del recovery plan venga assegnato al meridione quello che gli tocca secondo l'indicazione della comunità europea, e cioè il 70% delle risorse almeno e non il 34% per come era stato indegnamente previsto nella precedente ipotesi. Ultimo punto, in data 20 marzo, qualche giorno fa, ho inviato al Presidente del Consiglio una nota in cui ho proposto di richiedere alla Commissione europea di modificare ed integrare il regolamento per la creazione di un dispositivo per la ripresa e resilienza nella parte in cui dispone che gli impegni giuridici delle operazioni a valere sul programma integrato da Next Generation EU devono essere contratti entro il 31 dicembre 2023 e i relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2026, attivando un meccanismo di flessibilità che deroga i limiti temporali anzidetti per gli Stati membri che ne facciano richiesta, prevedendo la possibilità di spostare il vincolo temporale relativo ai pagamenti al 31 dicembre 2030 in relazione alla realizzazione di opere che presentino comprovate caratteristiche strategiche a valenza sovranazionale e nei limiti del 5% delle risorse assegnate per ciascun Stato membro. Concludo dicendo, tale deroga consentirebbe agli Stati membri che ne facciano motivata richiesta di realizzare opere a valenza strategica sovranazionale per reagire alla crisi in modo adeguato, discostandosi dagli obblighi che normalmente si applicherebbero in forza del quadro della normativa sul recovery fund, in analogia a quanto già previsto dal meccanismo di attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità. Il ricorso alla deroga, concludo, garantirà la flessibilità necessaria per realizzare opere strategiche, almeno una per ogni Stato membro. Parlo del ponte sullo stretto di Messina, al quale non siamo disponibili a rinunciare, non accettiamo che già i miliardi che sono stati spesi e i miliardi a cui rischiamo di dover far fronte per risarcimento danni esponga ulteriormente a uno sperpero di denaro pubblico, e quindi qui ribadisco, signora Ministra e signori colleghi, fortemente la necessità di individuare nell'ambito del recovery plan anche la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, con una deroga che non sicuramente non mette a repentaglio quella che è la finalità del recovery plan. La ringrazio, signora Ministra, per avermi ascoltato e le auguro veramente di cuore di rappresentare davvero questa volta il simbolo del riscatto del Sud. Grazie Sindaco. Allora, la nostra scaletta adesso prevederebbe gli interventi del Sindaco De Magistris e del Sindaco Orlando, ma il Sindaco Falcomatà deve presiedere una conferenza dei sindaci ANCI, quindi se non avete nulla in contrario io darei la parola al Sindaco Falcomatà. Prego. Grazie signora Ministro, buongiorno a tutti, mi scuso con i colleghi e la ringrazio per avermi dato la parola, ma soprattutto per aver organizzato questo importante incontro. Parto da quella che secondo me è la madre di tutte le battaglie, ovvero l'attuazione dei LEP, dei livelli essenziali delle prestazioni. Forse la più importante, la più netta e la più decisiva discriminazione, potremmo dire, di residenza fra il nord e il sud, fra il nord e il mezzogiorno del nostro paese. Qualche giorno fa Marco Esposito sul Mattino ha declinato i 10 punti principali che determinano questa differenza, ovvero la gestione degli asili nido, la costruzione di nuovi asili nido, il tempo pieno a scuola, l'erogazione di servizi sociali,
i ristori per i comuni a causa del Covid, il trasporto pubblico locale, il turnover universitario, i posti letto all'interno degli ospedali, il fondo sanitario e l'Art Bonus. Ecco, questi erano i 10 punti, fra i 10 punti che insomma in qualche modo sono figli di questo divario dovuto alla non attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Credo che questo sia il presupposto, la precondizione per ogni incontro, per ogni discussione, per ogni programma di crescita per il Mezzogiorno del nostro Paese. Accanto a questo, andando sul tema del Recovery Fund, riprendo quello che diceva il collega De Luca di Messina, ovvero la clausola del 34% come tetto per l'utilizzo dei fondi per il Mezzogiorno. Qual è il problema di questo 34%? Il problema di questo 34% è che purtroppo tiene conto anche di quella che è la programmazione ordinaria dei fondi strutturali dell'FSC 2021-2027 e di conseguenza, tenendo conto anche della programmazione ordinaria, fa venire meno quello che è il carattere, che dovrebbe essere il carattere aggiuntivo delle risorse del Recovery Fund. Come ha correttamente osservato la Svimez, per un giusto equilibrio di ripartizione delle risorse del Recovery Fund Next Generation EU, al Mezzogiorno spetterebbe invece il 60% delle risorse e non già il 34%, quindi parliamo quasi del doppio delle risorse, del doppio degli investimenti. Vado velocemente a quelle che sono le proposte che prima di tutto hanno a che vedere con la mobilità, con le infrastrutture, con l'idea che questo paese non debba più, non possa più andare a due velocità. E allora la prima proposta è quella dell'alta velocità a 300 km orari fino al sud, fino alla Calabria e naturalmente fino alla Sicilia, l'ammodernamento della statale ionica 106 e poi un investimento non soltanto nei porti del sud, faccio riferimento ad esempio al porto di Gioia Tauro, ma a quello che può essere il vero sviluppo anche del retroporto con l'attivazione degli investimenti e dell'avvio finalmente delle ZES, delle zone economiche speciali. Queste proposte sono figlie di alcuni incontri, alcuni dibattiti, alcune discussioni che abbiamo avuto nelle settimane scorse con gli altri sindaci delle città metropolitane del Mezzogiorno, ma anche con quella che è stata definita, è nata, si è costituita come rete dei sindaci Recovery Sud, che so che nei prossimi giorni probabilmente avrà un incontro con il presidente Draghi, immagino anche con lei, che presenterà un documento molto più ampio su quelle che sono le proposte dei comuni, soprattutto dei comuni più piccoli, per lo sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno. Una proposta importante deve riguardare i beni confiscati. I beni confiscati al sud sono un patrimonio che deve trasformare i nostri territori da territori che hanno il record negativo di beni confiscati a territori che hanno il record per l'utilizzo di questo patrimonio, che riguarda beni immobili, terreni e aziende, e sulle quali il governo deve fare un forte investimento, anche rivedendo quella che è la legge per l'utilizzo delle risorse derivanti dalla confisca dei beni ai patrimoni mafiosi. E poi probabilmente il tema dei temi, che è quello dell'occupazione. Mi permetto di segnalare un progetto straordinario che l'Università degli Studi Mediterranea, degli studi di Reggio Calabria, ha proposto all'attenzione del governo e che era stato già inserito all'interno dei cosiddetti CIS, i contratti istituzionali di sviluppo, per la realizzazione di un campus Agapi, all'interno dell'ex area dismessa di Saline Ioniche. Il progetto che l'Università Mediterranea sta portando avanti intende realizzare una sorta di San Giovanni a Teduccio del profondo sud, mi verrebbe da dire, all'interno di 54.000 metri quadri di terreno, dove esiste già un progetto preliminare e che
potrebbe diventare in pochi mesi progetto definitivo di circa 90 milioni di euro di interventi, tutto ovviamente compreso anche gli oneri di progettazione. Per farci che cosa? Per fare un distretto dell'innovazione. L'università in questi anni, le università hanno preso contatti con importanti players internazionali come TIM, come Huawei, come Engineering, ma anche con partner istituzionali come Ferrovie e Sistemi Urbani per la realizzazione in quest'area di laboratori, di start-up, di incubatori di imprese che potrebbero risolvere o comunque arginare il problema più grande, ovvero quello della disoccupazione in generale, ma soprattutto della disoccupazione giovanile a causa del fatto che i nostri giovani, soprattutto i nostri giovani neolaureati, non hanno la possibilità di sviluppare, quindi di tradurre in produttività quelle che sono le cose che apprendono all'interno delle nostre università. E questo porterebbe naturalmente un indotto in termini occupazionali di oltre 400 unità lavorative, 400 posti di lavoro. Queste sono le cose che come sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria e delegato al Mezzogiorno mi sentivo di portare alla sua attenzione da sindaco, da uomo del sud e da sognatore, anche in vista del Dantedì del 25 prossimo, e anche come buon auspicio per uscire da questo brutto periodo di pandemia, uso le parole di Padre Dante, con l'auspicio che presto, anche con queste programmazioni, si possa uscire a rivedere le stelle. Grazie e buon proseguimento. Grazie sindaco Falcomatà. Adesso la parola al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Allora, buonasera. Saluto innanzitutto la ministra Mara Carfagna, che ringrazio per questa opportunità. Saluto tutti i presenti, i colleghi. Qualche considerazione, sintesi, per non ripetere le cose che ho già ascoltato. La prima: quando i sindaci furono chiamati, mi pare che era intorno a fine settembre, primi ottobre, ci fu dato praticamente poco più all'inizio di 72 ore, poi una settimana. Sembrava che il tempo stesse quasi per scadere, perché il governo precedente aveva ancora una volta lasciato i sindaci un po' lontani dalla priorità. Noi ci facemmo trovare pronti. Ci siamo fatti trovare pronti sia con progetti esecutivi, definitivi, in qualche caso preliminari, quindi non con idee e visioni solamente, ma con progetti. Quindi la prima richiesta che mi sentirei da fare di sindaco della città metropolitana di Napoli, 3 milioni e mezzo di abitanti, comune di Napoli, quindi la città più grande del Mezzogiorno, è che si faccia presto. Perché io ricordo i primi incontri con Enzo Amendola, col ministro, si pensava che addirittura a marzo arrivassero i primi acconti, bisognava far presto, bisognava correre, e noi la corsa l'abbiamo fatta. Quindi la prima richiesta è recuperare il tempo perduto, probabilmente, o comunque insomma cercare di accelerare. La seconda: non sfugge a te, ministro, che conosci bene la realtà meridionale, come molti comuni del sud sono in dissesto, in predissesto, e quindi questo significa che soprattutto a livello di personale si è messi in difficoltà, magari non tanto Napoli, che comunque riesce a reggere, sanno comuni che insomma veramente non potranno far fronte a questo impatto. Io mi auguro che il legislatore in questo periodo possa avere maggiore attenzione a questo aspetto, per consentire, attraverso, apprezzato ad esempio alcune posizioni del ministro Brunetta sul tema del personale, credo che adesso è il tempo di intervenire. Si conosce l'età media del personale di alcuni comuni, se vogliamo gestire questo impatto notevole noi siamo pronti, però un po' di soldati per combattere su questo fronte io credo che debbano arrivare. Un altro aspetto che credo abbia caratterizzato positivamente i progetti che noi abbiamo presentato, 1,5 miliardi come comune, circa 230 milioni come città metropolitana, è un collegamento virtuoso tra i progetti del comune di Napoli e della città metropolitana, in modo da dare proprio l'idea
di una visione di area metropolitana. In più aggiungo, come sindaco della città metropolitana abbiamo coinvolto tutti i sindaci, quindi parliamo di 92 comuni, di progetti condivisi, quindi c'è anche un'armonia e un consenso, come dire, istituzionale e politico su questo punto, facendo seguito un po' a quello che abbiamo già fatto come piano strategico della città metropolitana. Quindi non faccio l'elenco ovviamente perché il governo conosce bene quali sono i progetti di ogni singola città, c'è stata un'interlocuzione importante anche grazie all'ANCI e con tutte le istituzioni, quindi gli approfondimenti tecnici sono stati fatti e credo che va rafforzato il legame città-governo. Non perché non siano importanti le interlocuzioni tra città e regioni, però l'esperienza ci insegna che il rapporto continua a essere, Ministro, un po' complicato, soprattutto tra regioni e città metropolitane. Questo è un altro snodo che va prima o poi affrontato, perché al di là non è un tema di sensibilità politiche comuni, è un po' un dato nazionale che questo tema non riesce a decollare. Quando invece l'interlocuzione è diretta tra governo e città, le cose funzionano meglio e anche incredibilmente il tema del peso burocratico nelle città si avverte meno, perché noi abbiamo sicuramente tanti problemi, abbiamo tanti limiti, ma abbiamo una grande rapidità d'azione. Io ci tengo a dire che nei nostri progetti, e poi mi avvio a concludere, ci stanno soprattutto infrastrutture per la mobilità e quindi credo che questo sia un passaggio significativo soprattutto per il mezzogiorno. Un altro tema a cui teniamo molto è quello dell'equità, dell'inclusione territoriale e sociale, che noi dovremmo affrontare soprattutto la pandemia sociale ed economica e del lavoro, quindi se si riesce a far fronte anche a questo settore, oltre a quello dell'edilizia popolare, della rigenerazione urbana, ci sono progetti davvero strategici per la nostra città, come quello della rivoluzione verde e della transizione ecologica, ho molto apprezzato le risorse che sembrerebbero destinare al settore ambientale, si sa quanto delicato sia il tema dei rifiuti nel mezzogiorno, non solo nell'area metropolitana che rappresento, quindi questo credo sia un altro asset importante che può servire anche allo sviluppo, all'immagine, al rilancio dei nostri territori e poi digitalizzazione e innovazione che credo che sia una sfida assolutamente centrale. Poi aggiungo ovviamente strade, edilizia scolastica, insomma fonti di finanziamento io credo potranno consentire al mezzogiorno veramente di fare un salto di qualità. Aggiungo che abbiamo provato a inserire, proprio perché curiosamente la legge Delrio dimenticò di inserire la cultura e il turismo tra le materie della città metropolitana, la riqualificazione di edifici monumentali e storici può essere un modo, in qualche modo, un modo per dare anche forza alla cultura. Chiudo sottolineando che credo che sia importante, già l'hanno detto alcuni colleghi, prevedere meccanismi di semplificazione, perché poi quanto più chiare sono le norme, più si previene la corruzione, quello che non sempre si comprende, quindi anche con dei patti appositi, come è stato fatto in alcuni casi tramite le prefetture, e credo che in questo modo si possa anche garantire la trasparenza ai massimi livelli. Io credo che i sindaci sono pronti a questa sfida. Dateci la forza di assumerci le nostre responsabilità. Io mi auguro che in questa fase che ci avvia, ci auguriamo, verso la fine della pandemia sanitaria, noi dovremmo essere in prima linea per ricostruire il rilancio del nostro paese e il mezzogiorno si farà trovare pronto. Mi auguro che questo governo, a differenza dei precedenti, metta ancora più al centro i sindaci, perché i sindaci comunque hanno il contatto diretto con le nostre comunità e i nostri progetti sono condivisi con le nostre comunità, almeno quelli che io rappresento, e quindi vedere in tempi rapidi l'approvazione di questi progetti significa anche ricostruire un tessuto di coesione sociale e coesione istituzionale, che se questo viene fatto dai sindaci insieme alle altre istituzioni regionali e in particolare statuali attraverso il governo, io credo che diamo una bella immagine di paese e sicuramente il Sud si dovrà far trovare pronto a non fare come nel passato, dove magari il denaro poi veniva restituito indietro. Questa è una grande sfida di cui ci dovremmo assumere, e io me ne assumo in pieno, la responsabilità politica e istituzionale. Quindi
credo che sia stato utile questo incontro per far comprendere al Ministro, al Governo, di quanto noi ci siamo pronti e non vediamo l'ora di poter avere il via libera per iniziare la gestione delle risorse, del recovery e di tutte le altre misure connesse. Grazie. Grazie Sindaco. Adesso la parola al Sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, per 10 minuti. Buon pomeriggio. Grande apprezzamento, signora Ministro, per questa iniziativa. Credo che sia un'iniziativa inedita e comunque mi auguro che sia l'inizio di un percorso per il quale l'esprimo apprezzamento, perché lei ha risposto in tempi reali, in realtà l'aveva già organizzata a prescindere dalla richiesta, quindi ha anticipato la richiesta che avevo formulato come sindaco di Palermo e come presidente dell'ANCI Sicilia. Questa mattina abbiamo vissuto una impietosa necessaria operazione verità, che non ripeto, ma dove appare evidente che il 34% di risorse determinate in base al criterio capitario non vale a superare le diseguaglianze sociali e territoriali del nostro Paese. Quindi non fa altro che perpetuare le diseguaglianze territoriali e sociali del nostro Paese. Per cui io voglio iniziare questo intervento e chiudere questo intervento dalla parte dei cittadini, parlando dei livelli essenziali delle prestazioni. Vorrei invitare la signora Ministro di esaminare tutte le proposte che vengono fatte dalla città di Palermo, poi se possibile anche dalle altre, ma dalla città di Palermo, in base a come si migliora il livello essenziale delle prestazioni. Da quella parte dei cittadini che evidentemente vivono una sofferenza particolare. Fatta questa premessa, non aggiungo nulla a quanto già esposto dal Presidente della Regione Siciliana, che come è noto ha esattamente le mie stesse idee politiche, ma io sono in piena collaborazione istituzionale col Presidente Musumeci e non aggiungo nulla a quello che lui ha detto efficacemente. Gli ho fatto anche per WhatsApp i complimenti rispetto al quadro mediterraneo, rispetto all'Unione Europea, rispetto a basta alibi da mezzogiorno, malattia criminale da combattere con l'isolamento. Questo non fa giustizia a chi ha dato la vita e chi ha perso la vita, e non dà giustizia al cambiamento culturale di questa nostra realtà palermitana. Devo parlare di Palermo, mi permetto di parlare anche di siciliana, convinto come sono che il sindaco di Catania e il sindaco di Messina sono d'accordo certamente con me su questo, rivendicare il cambiamento culturale che c'è stato. Però è evidente che noi viviamo una condizione particolare, signora Ministra. Noi siamo, non mi faccio dire ahimè perché io insegnavo diritto regionale quando facevo un'altra cosa nella mia vita, ahimè siamo una regione a statuto speciale. Allora, per favore, o eliminiamo la specialità o rendiamola non incompatibile con i diritti dei cittadini siciliani. Noi abbiamo chiesto come ANCI regionale e la preghiamo di convocare un tavolo istituzionale tra governo nazionale, governo regionale siciliano ed sistema delle autonomie, perché l'articolo 14 della legge costituzionale numero 2 che ha approvato lo statuto siciliano assegna alla regione siciliana piena competenza esclusiva per l'ordinamento degli enti locali. Ma come è noto, l'ordinamento degli enti locali vive i vincoli della finanza di riforma nazionale. E tutte le volte che abbiamo instaurato in passato un tavolo di confronto con il governo nazionale, era immancabile il riferimento ma dipende dalla regione. E tutte le volte che abbiamo fatto un incontro col governo regionale, immancabile il riferimento dipende dallo Stato. Possiamo utilizzare questo momento politico di sospensione di una tradizionale dialettica politica per fare un sano tavolo istituzionale tra governo nazionale, governo regionale e sistema di autonomia, per non eliminare la specialità, ma per non renderla incompatibile con gli interessi di sviluppo della nostra regione e della mia città. L'Europa ci invita sostanzialmente ad un'operazione che è un'operazione di straordinaria importanza, dove la grande diseguaglianza tra il nord e il sud ricorda molto la diseguaglianza 89, 90 e 91 tra Germania dell'est e Germania dell'ovest. Il presidente Draghi ha un compito da far tremare le vene e i polsi, di cercare di utilizzare le risorse europee che a questo sono finalizzate per il superamento delle diseguaglianze. Rispetto
allo specifico ho ben poco da aggiungere, se ho detto tutto, mi permetto di dare una chiave di lettura. Per favore, non date risorse al Comune di Palermo se non fate riforme che consentono di spendere queste risorse. Lo dico con molta franchezza, perché noi non siamo disponibili a prendere in giro i cittadini con la fiera delle risorse. Abbiamo presentato 61 progetti che riguardano non certamente soltanto la città di Palermo, ma che riguardano l'intera area metropolitana di 82 comuni, dove c'è voce per voce la piena corrispondenza ai criteri che riguardano tanto la innovazione digitale, quanto riguardano ovviamente la sensibilità ecologica. Palermo è la città con Milano meglio cablata d'Italia. Possiamo consentire l'accessibilità ai cittadini? O dobbiamo soltanto vantarci di avere un ottimo sistema ma non c'è accessibilità? Abbiamo approvato il nuovo piano regolatore generale, assolutamente ispirato ai criteri di mobilità sostenibile. Abbiamo 4 linee di tram e altre 7 già finanziate. Abbiamo un'autorità portuale che sta facendo un lavoro straordinario. Abbiamo un aeroporto che sta crescendo enormemente. Possiamo restare isolati dal resto d'Italia e d'Europa? Come ci colleghiamo al corridoio Palermo-Berlino? Posso difendere la causa dei calabresi e la causa dei messinesi perché si possa realizzare l'alta velocità? Per favore, non intendo impiccarmi sul dibattito che riguarda il ponte sullo stretto. Si facesse quando si vuole, ma nelle more che si fa il ponte sullo stretto, si può avere l'alta velocità Palermo-Messina e Reggio Calabria-Roma? Perché noi rischiamo di essere Palermo, una città con forti investimenti di rete ferroviaria, investimenti di porto, di aeroporto. Pare che le ferrovie si stiano svegliando, pare che stiano abbandonando la loro logica ferroviaria, che è una logica nobile ma molto restia a convivere in una città urbana come Palermo. Da questo punto di vista la richiesta è di prestare attenzione, peraltro l'appello che viene anche da tutti i colleghi sindaci della Calabria, non la stupisca, se c'è l'alta velocità Reggio Calabria-Roma a 300 all'ora, in 4 ore si fa Reggio Calabria, si fa Palermo-Roma, cosa vuole che sposti mezz'ora di traghetto o mezz'ora di o 10 minuti di ponte? Lo dico non volendo impiccare al tema del ponte, ma volendo chiedere questa velocità e questa innovazione. Con riferimento al tema poi che si riferisce i progetti, l'ho detto, ci sono 61 progetti, non entro nel merito di questo, abbiamo bisogno di poter utilizzare con le riforme le risorse umane che abbiamo. Noi abbiamo al Comune di Palermo 700.000 abitanti, abbiamo sostanzialmente un solo dirigente tecnico. Stiamo assistendo all'impoverimento dei quadri, soprattutto di categoria D, che sono suscettibili di nomina a RUP. In attesa che si realizzi ed esprimo apprezzamento alla volontà del ministro Brunetta che consente l'assunzione di personale, posso chiedere una cosa piccola, di consentire volontariamente a chi dovrebbe andare in pensione di restare in servizio per un anno, per 2 anni, per consentire nel frattempo di avere l'ingresso di quel personale che è stato promesso dal ministro Brunetta, e noi non possiamo che apprezzare questo, perché quando anche si procedesse ad assunzione a tempo determinato passa un anno e mezzo per poter espletare le procedure di assunzione, a meno che non si crei una task force che progetti per conto dei comuni. Il sindaco di Palermo non ha nessun interesse né a dare incarichi professionali né di essere una stazione appaltante, tanto quando si inaugura un'opera a Palermo mi presento io con la faccia tricolore, quindi la figura la faccio io. A me non mi interessa né dare incarichi professionali né tantomeno di essere una situazione appaltante. Ancora una proposta concreta, questa che ho fatto è questa di consentire di permanere in servizio del personale che potrebbe svolgere le funzioni di RUP, di responsabile unico del procedimento, dirigenti e categoria D. Un'altra ancora molto semplice. È possibile estendere l'organismo intermedio anche, mi sentite? Signora Ministro, mi sentite? Posso? Mi sentite? Signora Ministro, mi sente? I colleghi sindaci mi sentono, ma posso? Anche la Ministra sente? Grazie Antonio. Dicevo, posso chiedere che l'organismo intermedio venga esteso al di là dei fondi del Pol Metro?
Possiamo chiedere che le città metropolitane possano utilizzare l'organismo intermedio non subendo i ritardi del filtro regionale? Il comune di Palermo, che ha utilizzato come città metropolitana il PON Metro, ha speso e rendicontato il 100%, delle risorse del PON Metro. Forse eliminare il filtro regionale, con grande rispetto per la regione, può servire ad esaltare il ruolo delle città, esaltare la responsabilità dei sindaci. Secondo ancora, proposta concreta, ripeto concreta, che si unisce alle prime due che ho appena fatto. Noi abbiamo una condizione drammatica, lo sa il presidente De Caro, che ancora non mi ha chiuso il telefono in faccia, perché condivide evidentemente questa battaglia. Noi subiamo come comuni il patto di stabilità, i limiti di spesa. La cattiva Europa l'anno passato e ancora quest'anno ha sospeso il patto di stabilità, e noi continuiamo ancora ad essere condizionati dal patto di stabilità al limite di spesa. Il comune di Palermo... Sindaco, concluda, il tempo di 10 minuti è scaduto, grazie. Il comune di Palermo non ha esposizioni debitorie, ma il nostro bilancio è un bilancio di accantonamento. Io ho predisposto una proposta, è possibile consentire, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni, che i consigli comunali approvino il bilancio di previsione col parere del Collegio dei Revisori, mandando gli atti alla Corte dei Conti, in cui spiegano che utilizzano una parte delle somme accantonate per garantire livelli essenziali di prestazione ai cittadini. Ho predisposto anche l'articolato. Noi non vogliamo essere senza vincoli, ma vogliamo poter rispondere all'esigenza che, avendo le risorse, le utilizziamo sotto controllo per garantire i livelli essenziali delle prestazioni. Grazie, signora Ministra. Grazie, Sindaco. Adesso la parola al sindaco di Roseto Capo Spulico, Rosanna Mazzia, per 8 minuti. Buonasera a tutti, grazie signora Ministro per questo invito, grazie per aver organizzato questa 2 giorni riferita a tutte le articolazioni dello Stato e quindi anche alle più piccole, alle più periferiche, delle quali fa parte la mia Roseto Capo Spulico, e grazie ovviamente per averlo declinato al femminile. Vorrei partire con le parole del Presidente del Consiglio Draghi questa mattina sulla esigenza di colmare il divario nord-sud. Questa esigenza ci pare assolutamente prioritaria, con 300 colleghi con le sindaci del Sud Italia, è per questo che abbiamo intrapreso un percorso per elaborare un Recovery Sud, un piano per il Sud che tenga presente il rispetto delle indicazioni dell'Europa sui criteri e sulle percentuali di spesa nel Mezzogiorno d'Italia. Per noi è fondamentale, non in termini di rivendicazioni, ma perché siamo consapevoli che un sud forte fa un'Italia forte, e perché siamo consapevoli che al sud è nata ed è cresciuta una nuova classe politica dirigente, capace, affidabile, che può cogliere questa sfida. Quindi la ringrazio in particolare io, che sono anche presidente di un'associazione nazionale che è Borghi Autentici d'Italia, che racchiude 280 comunità, e per aver voluto a questo tavolo anche i borghi, che sono una dimensione nella dimensione, perché all'interno del sud esiste una dimensione dei borghi, che sono un'entità diversa, e se di questo è differente anche, se di questo non tiene conto il decisore nazionale, non si tiene conto in questa fase, evidentemente non cogliamo tutti gli obiettivi che invece ci proponiamo di cogliere. I borghi sono un pezzo importante di questo paese, lo ricordava anche lei nel suo intervento introduttivo, sono la spina dorsale di questa Italia, di un'Italia che, diciamo noi, ce la vuole fare, perché la popolazione dei borghi è una popolazione resiliente per definizione, abituata a vivere con poco
e ad avere una capacità di dare comunque risposte ai bisogni dei cittadini, che sono evidentemente bisogni ancora più pressanti, perché le risposte a questi bisogni sono solitamente molto lontane dai nostri territori. Se non teniamo presente i borghi in questa fase, ci perdiamo un pezzo d'Italia autentico, originale, importante, che fa la differenza, insomma, perché è evidente che questo pezzo d'Italia rincorrerebbe sistemi e modelli globalizzati di sviluppo che non solo non gli appartengono, ma che sarebbero dannosi e probabilmente ne decreterebbero il fallimento. E poi bisogna rimettere in pista tutte le energie che ci sono alle nostre latitudini. Sono solitamente energie inespresse, sono energie endogene che però possono essere veicolo di sviluppo e dare risposte ai bisogni dei borghi stessi. Io dico sempre che il decisore nazionale dovrà guardare alla legislazione con una doppia dimensione, che è esattamente quella di guardare anche alla dimensione dei borghi. E faccio sempre due casi, perché è necessario dare un'unità di misura di quello di cui stiamo parlando. Prima il sindaco Orlando faceva riferimento al fatto che il suo comune ha solo un dirigente dell'ufficio tecnico, e credo che sia una condizione complessa, ovviamente, ma in moltissimi borghi la responsabilità di alcuni uffici ricade direttamente sui sindaci, perché altrimenti non potremmo mandare avanti i nostri uffici. Quindi è assai difficile cogliere questa sfida con questo genere di risorse. E poi faccio un altro esempio, lo dico spesso: la legislazione nazionale è studiata sulle città, sulle dimensioni grandi, però c'è un'Italia piccola che non è marginale, io dico sempre che è stata marginalizzata, è un'Italia che fa i conti con altre cose. Faccio l'esempio del codice degli appalti. Il principio di rotazione degli appalti è un principio sacrosanto, straordinario, che però in un piccolo comune risulta essere uno degli ostacoli più grandi allo sviluppo di una piccola, magari, impresa che si trova su quel territorio, che resiste a quel territorio e che potrebbe sopravvivere se fosse, per esempio, l'interlocutore privilegiato del comune, che è l'ultima fabbrica spesso sui territori, l'ultimo baluardo di uno Stato che non arriva, che non arriva. E allora come possiamo gestire questa fase, come possiamo rilanciare in questa fase? Investendo sulle amministrazioni locali, non solo quelle delle città, anche quelle dei comuni e dei piccoli borghi, che nonostante le difficoltà sono abituate a misurarsi con l'importanza di mettere a terra le risorse. In questo vanno certamente aiutate con iniziative che siano però strutturali, che siano, che consentano l'inserimento certamente di giovani, ma sicuramente di personale stabile. E poi investendo sulle reti territoriali, perché noi altri siamo abituati a fare rete proprio per non essere marginalizzati e non sentirci tali. Le reti lunghe ci consentono di stare sui temi, di stare sui problemi e inventare anche delle ipotesi e delle risoluzioni ai problemi. Noi che ragioniamo nei piccoli centri con le risorse di cui abbiamo la disponibilità, pensiamo per esempio che uno strumento per creare sviluppo alle nostre latitudini può essere la cooperativa di comunità. Cooperativa di comunità di cui non esiste ancora neppure una legge nazionale. Pensiamo Un che minuto alle conclusioni, grazie. l'infermiere di comunità sia un modo per
risolvere la distanza che esiste tra i presidi sanitari e le persone, che è l'introduzione del budget salute come nuova formula di utilizzo dei fondi destinati agli aventi titolo, quindi alle persone che ne sono destinatarie, possa essere esso stesso una formula che sviluppa nuova occupazione. In questo le reti che lo hanno candidato, tra cui la rete dei piccoli comuni del Welcome, hanno scommesso sulla possibilità di creare nuovo sviluppo e nuova occupazione. Grazie. Grazie Sindaco. Adesso diamo la parola al Sindaco di Salvitelle, Maria Antonietta Scelza, per 8 minuti. Buonasera. Un saluto agli ospiti ed ai relatori, un augurio al nuovo esecutivo affinché possa faticare tanto in questo particolare momento per la nostra amata nazione, al ministro Mara Carfagna per avermi voluta qui oggi e soprattutto per questa importante iniziativa. Lei saprà, come ha già dato ampiamente dimostrazione nel suo dicastero, fare tanto. Una fra tante è la legge sullo stalking. Fare bene, lasciare un'impronta e tessere questa articolata tela di congiunzione tra i vari enti, ad ogni livello, sia istituzionale che politico. La pandemia ha messo a dura prova non solo le economie locali, nazionali, ma le economie del mondo intero. Tutti noi abbiamo cercato di arginare questa crisi e noi sindaci e amministratori siamo in trincea quotidianamente. La straordinarietà ormai è divenuta l'ordinario, la consuetudine. Siamo in una sorta di stato di affanno. Dobbiamo tutti insieme mettere delle azioni in campo che mirino a frenare, a dare un impulso ad un nuovo e forte percorso. Questo percorso deve essere condiviso, ma vi deve essere un assetto di organizzazione con delle regole e dei ruoli che siano intesi a servire ad un insieme unitario specifico che abbiano degli interessi e dei fini. Un'organizzazione coordinata e centralizzata che faccia capo al Ministero, con enti e apparati burocratici che vadano a controllare e verifichino le attività a queste risorse e lo stato soprattutto di attuazione di queste risorse e che tali risorse vengono ad essere svolte correttamente, perché basta avere degli irresponsabili nei punti strategici. E chi non rispetta le tempistiche deve essere sanzionato e rimosso. Partiamo dai piccoli comuni, i quali in Italia sono la stragrande maggioranza. Il mio Salvitelle, a sud della provincia di Salerno, circa 500 residenti, è un borgo stupendo, un bellissimo clima, sia meteorologico che umano, dove si sente ancora la genuinità dei sapori e dei profumi, ma che dobbiamo rivitalizzare attraverso un congegno che apporti benefici come lavoro e economia, e noi dobbiamo individuare ed aiutare a contribuire a queste priorità attraverso un metodo e lo dobbiamo incentrare sui principi cardine della legge 241 del 90, i quali sono efficacia ed efficienza e legalità. E per porre in essere ciò abbiamo bisogno, uno dei primi ostacoli da superare è la possibilità di avere in tempi ragionevoli una forza lavoro competente. Abbiamo bisogno di risorse umane negli enti. Basti pensare che io ho svolto ed ancora svolgo le funzioni di ufficio tecnico per assenza di personale. L'iniziativa del ministro Carfagna e Brunetta di assumere 2.800 tecnici da destinare alla pubblica amministrazione va in tal senso, nella direzione giusta, e segna il passo verso una nuova svolta, capace di programmare e fornire alle pubbliche amministrazioni gli strumenti per poter attuare ed eseguire quanto verrà ad essere individuato come priorità. L'apparato burocratico è in forte affanno. Noi abbiamo l'esigenza di assumere personale, perché senza strutture e senza strutturare questi uffici nessuna strategia può essere portata innanzi. Noi insieme a voi abbiamo davanti la più grande sfida. Dobbiamo gettare le fondamenta per il futuro dei nostri figli e dobbiamo farlo bene ed anche in fretta, perché in gioco il futuro delle prossime generazioni, un piano importante, una competizione.
La pandemia ha messo a dura prova anche le nostre fragilità, sia sul piano economico che sociale. Noi le dobbiamo risanare e restaurare. Pensiamo al piano come un piano che dopo la Cassa del Mezzogiorno è grande, dopo il piano Marshall. Con la Cassa del Mezzogiorno si è avuta... si doveva colmare il divario tra l'Italia settentrionale e l'Italia meridionale e ha permesso anche la realizzazione di molte infrastrutture strategiche di cui noi ancora oggi ci serviamo, però tali opere oggi debbono essere mantenute e rinnovate. Noi per poter pensare ad uno sviluppo delle aree interne abbiamo una necessità di infrastrutture, c'è bisogno di una nuova rete stradale perché le nostre strade sono ovunque dissestate e disastrate. Ogni comune dovrà prevedere almeno una strada, un asse viario intercomunale importante. Non possiamo pensare allo sviluppo delle aree interne con un'assenza di rete viaria. I nostri comuni più volte rischiano di restare isolati. Non possiamo pensare al turismo se mancano le strade per raggiungere i nostri comuni e questo vale per l'intera area del Tanagro. Non abbiamo una rete idrica efficiente, la rete idrica è obsoleta, dove più del 40% dell'acqua si disperde. Ebbene, bisogna inserire interventi di adeguamento e di rifacimento, di completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali. Questa è una delle esigenze primarie. Gli enti devono aggiornare, devono rendere esecutivi i progetti che sono presenti nei piani delle opere e li devono mettere sul tavolo. Stesso vale per la rete fognaria, per i collettori fognari. Abbiamo bisogno di ripristinare tali reti con annessi depuratori perché queste infrastrutture sono state progettate in tempi diversi, con esigenze differenti. Non è pensabile che nel 2021 in alcune zone periferiche non vi siano ancora tali infrastrutture. Nei comuni, attraverso la nostra capacità amministrativa, dobbiamo presentare queste progettualità, ottenere le risorse ed avere una scadenza nei tempi della realizzazione, altrimenti anche noi stessi non realizzeremmo e non sfrutteremmo al meglio queste risorse. Tali risorse ci debbono essere erogate con anticipo, altrimenti corriamo ancora una volta il rischio di indebolire l'operatore economico che è affidatario di tale servizio e l'opera non verrà ad essere realizzata celermente e si paralizza nuovamente questo fragile sistema economico. Con la messa in campo di tali risorse e con la realizzazione di tali infrastrutture si renderà accessibile la vivibilità anche nei nostri piccoli comuni. Dobbiamo riaprire le scuole dell'infanzia, la primaria in questi comuni piccoli, è una necessità anche dovuta alla pandemia. Nei nostri borghi c'è una qualità della vita migliore e salutare. Altro aspetto è mantenere quanto già abbiamo. Ripristinare i canali, i solchi, un piano di interventi di manutenzione straordinaria affinché si evitino le frane, perché anche l'Italia è fragile. Un minuto alla conclusione, grazie. Sì, un importante piano quindi sul rischio idrogeologico. Altra importante opportunità è quella dell'alta velocità, però non possiamo pensare alle cattedrali nel deserto se non, poi non possiamo raggiungerle neanche con un'auto, la fibra per ripopolare i nostri luoghi. La nostra è una sfida, è una missione. Dall'inizio della pandemia c'è una frase che mi accompagna. Anche se il timore aveva più argomenti, noi scegliamo la speranza. In questo momento la nostra speranza è questa missione di portare innanzi queste opere e queste risorse. Grazie. Grazie Sindaco. Adesso diamo la parola al Sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, per 8 minuti. Grazie. Deve attivare il microfono, Sindaco. Non la sentiamo.
Provi a uscire e rientrare, molto probabilmente ha l'audio bloccato. Se è pronto, facciamo intervenire lui. Professore Alfonso Celotto, anticipiamo il suo intervento. No, no, eccolo, eccolo. Prego. Sindaco Casini, l'audio non lo riceviamo. Non riusciamo a sentirla, diamo allora la parola al professor Celotto e nel frattempo cerchiamo di risolvere il problema audio della sindaca Casini. Prego, professor Celotto. Sì, grazie, grazie. Può essere bizzarro un contributo di un professore di diritto a parlare dei diritti delle generazioni future? E invece serve proprio per darci la maggiore ampiezza, la diversa visione che noi abbiamo in un'attività di programmazione e consultazione, soprattutto su questi fondi. Perché? Perché tradizionalmente il pensiero politico, la decisione politica, si è basata sempre e soltanto sul qui e ora, in quanto si guardava soltanto all'interesse immediato. Al limite si poteva guardare la programmazione di una campagna militare. Nell'antichità forse l'esempio più noto di un programmatore fu quello dell'imperatore Giuliano. Siamo nell'anno 363 d.C. quando Giuliano invade la Persia e decide di fare una cosa che non ha mai fatto nessuno. Si fa accompagnare da una flotta di 1000 navi. Perché? Perché sa che farà una campagna di 2 anni e quindi avrà bisogno, risalendo il Tigri, di questa logistica e di questi approvvigionamenti. Però ovviamente era sempre limitato a una campagna militare a un tempo. Invece noi per secoli abbiamo sempre pensato di essere in fondo nani sulle spalle di giganti, cioè di dover guardare all'indietro, di dover guardare alle generazioni passate per l'apporto culturale e non invece a valutare quello che è il futuro della programmazione. Sono in fondo soltanto una 50ina d'anni che invece emerge nella cultura l'idea di guardare anche ai valori del futuro, perché nasce soprattutto in ambito ambientale, nasce con campagne soprattutto sulla tutela degli oceani a fine anni 70 per tutelare il mare al fine delle generazioni future, per tutelare quindi lo sviluppo sostenibile. Tutto questo modo di pensare, questa campagna prima culturale, poi diventa anche giuridica, perché il diritto si pone il problema che bisogna ripensare i meccanismi della democrazia e quindi considerare nella valutazione comparativa che si fa degli interessi anche l'interesse e la vulnerabilità delle generazioni future. Dalla fine degli anni 90 del secolo scorso abbiamo un po' di costituzioni che prevedono i diritti delle generazioni future. Abbiamo soprattutto la Costituzione tedesca, l'articolo 20 bis, forse uno dei più noti, aggiunto nel 1994. Lo Stato tutela i fondamenti naturali della vita, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future. Viene proprio citato questo articolo di 25 anni fa come prima visione costituzionale di questo angolo più ampio di tenere in considerazione il futuro nella programmazione. Poi abbiamo tutta una serie di altre costituzioni o di carte comunque aggiunte alle costituzioni in Francia, in Svezia, in Portogallo, in Polonia, in Lussemburgo, in tanti paesi sudamericani, per aggiungere la promozione dello sviluppo sostenibile, la sicurezza ecologica, la protezione dell'ambiente. Quindi noi abbiamo il punto che quando andiamo a considerare una valutazione politica oggi, Sindaca, adesso la sentiamo, però la invitiamo a spegnere il microfono. Così consentiamo al professor Celotto di continuare il suo intervento. Grazie. Grazie, Ministro. Allora, abbiamo quindi una valutazione più ampia. Quando si prende una decisione politica devi anche valutare lo sviluppo sostenibile, la coscienza ecologica, l'ambiente, il cambio climatico, la cultura, l'impatto della genetica, della bioetica, della robotica e il debito.
il debito pubblico, gli interessi economici. In questo è emblematico anche l'articolo 81 modificato dalla Costituzione italiana nel 2012, quando prende in considerazione l'equilibrio di bilancio come valore che guarda al futuro. E questo è un altro grande tema proprio di questi nostri anni. Quindi noi, dopo circa 20 anni di dibattito, siamo arrivati a una piena consapevolezza. Non ci chiediamo più se devono essere tutelati gli interessi delle generazioni future, ma come tutelarle. Ovviamente ci sono almeno 3 problemi giuridici. Innanzitutto, chi sono le generazioni future? Ovviamente è difficilissimo identificare quali sono, se la generazione in corso, la prossima, 10 generazioni, 1000 generazioni, perché ovviamente il futuro è in sé indeterminato. C'è per esempio un'interessante sentenza assunta dallo Stato del Nevada, dalla Corte federale nel 2004, quindi negli Stati Uniti, sui depositi di scorie nucleari, dove ci si pone il problema: ma questi depositi quanto devono essere sicuri? E loro si pongono il problema e rispondono almeno 10.000 anni, quindi un tempo molto lungo, perché dobbiamo tutelare tanta umanità che c'è avanti a noi. Il secondo problema principale è come devono essere tutelati questi diritti e interessi, perché chi sono le generazioni future? Ovviamente non possono essere i nostri figli o i nostri nipoti a farci causa oggi perché una decisione non tiene conto del futuro. E allora stanno cominciando a emergere in vari stati proprio dei difensori civici, dei comitati per il diritto del futuro, quindi per rappresentare questi interessi. E allora ecco come diventa giuridico questo obbligo: non è tanto un obbligo di decidere, ma è un obbligo di istruire, un obbligo di motivare. Questo forse è il punto centrale. Cioè, oggi quando si prendono decisioni pubbliche bisogna tener conto nell'istruttoria anche di quelli che possono essere gli impatti nel futuro. È un grandissimo valore. E stranamente noi lo ritroviamo nella nostra Costituzione, perché la Costituzione italiana del 1946-47 non conosceva ancora questi valori del futuro. Ovviamente siamo ancora lontani da quell'epoca, eppure la Costituzione ha tanti limiti teleologici, finalistici, per esempio la tutela delle minoranze, la tutela del paesaggio, dei beni culturali, la tutela del risparmio, il razionale sfruttamento del suolo, l'utilità sociale nell'impresa, il dovere di fedeltà alla Repubblica, la difesa della patria. Sono tutte finalità che guardano al futuro. E ancora il Costituente ha il più grande compito che affida alla Repubblica, quindi a tutto il più vasto ambito della nazione, che è quello dell'articolo 3, secondo comma, che guarda al futuro. Perché? Perché è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione. Quindi anche nella nostra Costituzione abbiamo un tessuto di valori fondamentali che ci fanno capire che oggi le decisioni delle politiche pubbliche non possono limitarsi più al qui e ora, ma devono tenere in conto anche gli impatti nei prossimi anni e nei prossimi decenni. Quindi la sfida che noi stiamo affrontando in questi 2 giorni, e di cui ringraziamo il ministro Carfagna che ha avuto questa idea di raccogliere il pensiero, è proprio questa: non ci possiamo limitare a una programmazione che guarda al qui e ora, ma deve valutare anche l'impatto sul futuro, perché anche le generazioni future rientrano nella valutazione degli interessi. Grazie. Grazie. Prego, Sindaco Casini. Grazie. Chiedo scusa per l'inconveniente. Ringrazio di cuore il Ministro Carfagna per questa grandissima opportunità per l'intero Sud, per il Paese, ma anche per le piccole realtà quali io rappresento, e che difficilmente e raramente trovano l'opportunità di entrare in un dibattito nazionale per il futuro del Paese. Sono il sindaco di una città di 23.000 abitanti, rappresento quindi in questa sede non solo la mia città e il mio territorio, ma credo proprio tutte quelle zone interne del nostro paese che, se da un lato hanno delle grandissime risorse culturali e naturalistiche che ne fanno dei luoghi con alti potenziali di vivibilità e qualità della vita, dall'altro si trovano concretamente ad essere marginali rispetto a tutti i circuiti di crescita che ne hanno causato progressivamente lo spopolamento e la scarsa capacità di attrarre talenti, imprese e tutto quello che in un territorio fa sviluppo. Lo sviluppo economico infatti in Italia si è concentrato in pochi poli, evidenziando sempre più il disagio delle aree periferiche.
Questo in un periodo in cui la tecnologia digitale invece avrebbe potuto e dovuto eliminare queste barriere. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo centri abitati con una popolazione anziana in crescita, piccole imprese e commercio sempre più in difficoltà, giovani che si spostano in pochi centri in Italia, più facilmente all'estero, minore disponibilità economica delle istituzioni che devono offrire servizi ma con una riduzione pertanto dei diritti di cittadinanza. Tutto questo a causa delle nostre fragilità strutturali, quali arretratezza delle infrastrutture, dei trasporti, mancanza di programmi e attori capaci di attrarre giovani talenti che accentuano quindi lo spopolamento e la desertificazione imprenditoriale e culturale. Rischio sismico ed idrogeologico che rende il territorio fragile, con un patrimonio immobiliare e culturale però di gran pregio. Ecco, il Recovery Plan deve essere l'occasione per le economie della montagna e delle aree interne del nostro sud per sviluppare politiche mirate, per valorizzarne le caratteristiche distintive come risorsa e volano di sviluppo per l'intero paese, affinché in futuro diventino luoghi sicuri dove sperimentare nuove tecnologie per prevenire e ridurre i danni a persone e cose causati da eventi catastrofici, facilmente raggiungibili dai principali hub internazionali dei trasporti e connessi digitalmente, con un numero sempre maggiore di giovani imprenditori e studenti capaci di legare tradizione e innovazione, luoghi della salute capaci di valorizzare l'ambiente e il buon cibo, che vedranno il fiorire di imprese green, rispettose dell'ambiente, luoghi dove i turisti potranno sperimentare cultura e tradizione. Cosa si aspetta in particolare il centro Abruzzo dal Recovery Plan? Questo territorio si sta interrogando da tempo su un vero modello di sviluppo che valorizzi le eccellenze e le peculiarità. E per essere, per dire quello che vuole essere da qui a 10 anni. Ed è per questo che come sindaci dell'area si stanno confrontando proprio in queste settimane con le parti sociali ed economiche per chiedere politiche mirate per creare lavoro e residenzialità utilizzando nuove tecnologie, potenziando investimenti di infrastrutture e azioni di sistema. Occorre collegare efficacemente i territori tra loro e con l'esterno per renderli attrattivi e vivibili attraverso una migliore connessione sia fisica che digitale, con sviluppo di infrastrutture, autostrade, aeroporto, stazioni ferroviarie, banda larga, servizi di mobilità sostenibili. Favorire i flussi di ritorno per ripopolare i nostri borghi e valorizzare i territori con recupero di centri storici e creazione di smart village. Esiste un altro modello italiano di sviluppo possibile, quello che passa dalla valorizzazione dei centri abitati piccoli e medi e nella loro messa in rete attraverso le nuove tecnologie con misure pubbliche e private di incentivazione alla residenzialità e facilitazioni che rendano possibile l'insediamento duraturo. Servono interventi mirati all'attrazione di giovani imprenditori, professionisti, artigiani, giovani coppie disponibili a trasferirsi o a rimanere dopo la laurea, con incentivi abitativi, servizi alla famiglia e all'infanzia, servizi finanziari, di formazione specialistica, di valorizzazione del tempo libero, di avvio, attività imprenditoriali, sgravi su consumi di energia e imposte patrimoniali. Formare e attrarre giovani talenti per promuovere l'imprenditorialità legata alla tradizione, al recupero e alla valorizzazione delle eccellenze e delle peculiarità del territorio. Garantire quei servizi e quei diritti di cittadinanza di qualità, giustizia, istruzione e trasporti e superare l'attuale sanità, l'attuale modello di sanità che in questi mesi ha visto tutti i suoi limiti per valorizzare in modo deciso la medicina territoriale e gli ospedali periferici. Puntare su una mobilità sostenibile, sul cicloturismo e attività all'aperto con investimenti per infrastrutturare per esempio la nostra ciclovia Cuore d'Abruzzo in bici, che è stata già mappata e validata dalla Federazione Italiana Ciclisti, che conta 14 percorsi e 1000 km di tracciato, toccando 27 comuni, con al centro l'Abbazia Celestiniana, un complesso monumentale già attrattore culturale nazionale, e la sentieristica di montagna nel cuore verde d'Europa, tra 4 parchi nazionali e diverse riserve regionali.
Puntare dunque su un hub della cultura con il rifinanziamento degli interventi di ristrutturazione, funzionalizzazione e valorizzazione della nostra bazia telestiniana, ora definanziati nell'ambito del Master Plan Abruzzo. Favorire insediamenti industriali a basso impatto e sostenibili per creare occupazione stabile, valorizzando le nostre aree industriali esistenti. La nostra ZES è stata già citata da altri colleghi sindaci. In Abruzzo è stata fatta una scelta strategica di una ZES trasversale di cui si deve accelerare la partenza con gli ultimi passaggi di costituzione della governance, inserendo l'Abruzzo nel corridoio Tirreno-Adriatico per cogliere le opportunità offerte dalla Via della Sete, quindi riportare le aree interne al centro di un percorso di sviluppo. Attrazione quindi di investimenti e di insediamenti di industria verde come un hub per la produzione di idrogeno a Sulmona, al servizio della tratta del treno ad idrogeno Sulmona-Sansepolcro, già una scheda progetto esistente presentata dalla Regione Abruzzo. Potenziamento e velocizzazione del trasporto ferroviario, delle persone e delle merci, la tratta Roma-Pescara, già oggetto di un piano di fattibilità importante, va accelerata e l'adeguamento autostradale dell'A24-25, nonché la riattivazione della tratta commerciale anche ad uso turistico su rotaie della Pescara-Napoli ed in particolare della Sulmona-Carpinone, per favorire la mobilità sostenibile nel cuore verde d'Europa. Ecco, questi sono alcuni pilastri importanti per ridare slancio e far ripartire il motore dello sviluppo in queste aree, che oggi, grazie a questa grande opportunità che può essere il Recovery Plan, possono ritrovare quella direzione e dare di sviluppo e dare un futuro a queste aree, un futuro ai nostri giovani, che vogliono restare ma devono avere delle prospettive serie e durature. Grazie, Ministro. Grazie a voi. Siamo giunti alla fine di questa sessione plenaria. Io ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio anche chi ci ha seguito, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio i tanti cittadini che ci hanno fatto pervenire le loro proposte e le loro idee. E che ci sia un interesse per un dibattito così specialistico, devo dire, è un segnale sicuramente molto buono e molto incoraggiante. Vi ringrazio davvero perché questa sessione di lavoro, così come avevo immaginato, è stata una sessione straordinariamente ricca di sollecitazioni e di spunti concreti, e non poteva essere diversamente, considerata la vostra vicinanza, che ho sottolineato in apertura, alla comunità, alle comunità e ai cittadini che amministrate. Anche questo pomeriggio non ho ascoltato lamentazioni, non ho ascoltato sterili rivendicazioni, ma solo tanta consapevolezza della grande sfida che abbiamo di fronte e soprattutto consapevolezza della necessità di avanzare idee, proposte e progetti concreti che vanno nella direzione di rafforzare il sistema scolastico, quello della formazione, quello degli asili nido, quello più generale della parità di genere, quello del lavoro, in particolare del lavoro giovanile. Grande attenzione in tutti gli interventi è stata data alla fame di infrastrutture che ha il nostro Mezzogiorno. Il robustimento delle pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno e quindi attraverso un'iniezione di personale, e mi fa piacere che abbiate apprezzato l'iniziativa mia e del Ministro Brunetta di dare attuazione ad una norma inserita nella legge di bilancio dello scorso anno. Da parte di tutti poi c'è la consapevolezza che la questione meridionale è una grande questione nazionale, che senza il rilancio del Sud il nostro paese non diventerà uno dei paesi di testa dell'Europa, ma scivolerà sempre in fondo alle classifiche per ricchezza nazionale, per tasso di occupazione, per tasso di partecipazione al mercato del lavoro. Su tutte queste questioni una avanza in maniera prepotente ed è
una questione che io stessa ho voluto assumere come prioritaria per la mia azione politica e istituzionale, quella dei LEP, dei livelli essenziali delle prestazioni. Questa è la battaglia, la madre di tutte le battaglie che abbiamo il dovere di condurre in porto. Non sarà facile, perché il dettato costituzionale non trova attuazione dal 2001, ma è un obiettivo prioritario su cui dobbiamo concentrare le nostre energie e le nostre risorse. Il tema dei diritti, fare del Sud la grande patria dei diritti, a cui corrispondono naturalmente dei doveri, ma noi meridionali non ci tiriamo indietro, non abbiamo paura di assumerci le nostre responsabilità e di assolvere ai nostri doveri, ma naturalmente pretendiamo che ci vengano riconosciuti gli stessi diritti dei cittadini del centro e del nord, perché nascere al sud non debba più essere considerato una sorta di peccato originale da scontare attraverso una minore qualità dei servizi per quello che riguarda la scuola, i trasporti, gli asili nido, l'assistenza sociale e la sanità. Con questo dibattito si chiude la sessione plenaria della nostra prima giornata. Sono già iniziate le sessioni tematiche di ascolto dedicate ai temi della questione meridionale, dell'università, del lavoro, della mobilità, della transizione ambientale, della scuola, dell'innovazione digitale e della salute. I coordinatori dei tavoli presenteranno poi le conclusioni domani mattina. A queste conclusioni seguiranno gli interventi mio, naturalmente, poi del sottosegretario alla presidenza Tabacci e del ministro dell'economia Daniele Franco. Nel frattempo continueremo con la nostra campagna di ascolto sul sito. Ho già tantissime proposte che ci sono pervenute da parte di cittadine, di cittadini, di professionisti, di ingegneri, di insegnanti, di musicisti, che leggeremo con attenzione. E domani poi ci sarà per tutti anche una bella sorpresa, perché si collegherà con noi da Palermo il maestro Riccardo Muti, simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo. Vi ringrazio davvero tutti, buon lavoro e ci vediamo.